C'è tanta preoccupazione da parte dei residenti, lei ha partecipato anche all'incontro che c'è stato nel teatro di Nova Feltri. Ecco, dal suo punto di vista, che è quello anche di un esperto, che cosa si può dire? Ecco, io appunto volevo, diciamo così, separare due cose molto, molto precise, diciamo così. Da una parte dobbiamo avere la consapevolezza che quello che si sta portando avanti è un'azienda insalubre di primo grado, che ha tutta una serie di controindicazioni, di più, di meno rispetto prima, rispetto dopo. Il tema fondamentale è che siamo in una situazione in cui la crisi climatica ci impone a evitare emissioni di gas clima alteranti, e quel tipo di impianto è uno dei maggiori produttori di ammoniaca. Quindi da questo punto di vista non facciamo certo un piacere alle generazioni future, no? Che dovranno sopportare sempre più un cambiamento da questo punto di vista. Poi c'è tutto il tema delle polveri sottili, e un altro aspetto estremamente importante, e parlo solo del tema salute e ovviamente qualità dell'ambiente intorno a questo territorio. E poi ci sono tutti gli altri aspetti legati alla gestione in sé di un impianto di quel genere. È vero che i pozzi, le acque, il lavaggio sono tutti aspetti che devono essere presi in considerazione in maniera precisa in un bilancio che è un bilancio territoriale da un punto di vista della qualità delle acque. Dall'altra parte del fiume ci sono i pozzi che alimentano Nuova Feltria. Allora, qual è l'incidenza dei pozzi quando ci sarà la crisi? Quando ci sarà la crisi idrica in periodo estivo, perché 800.000 polli devono essere alimentati. Poi c'è tutto il problema legato al benessere animale, che è un'altra grande, diciamo così, tema che deve essere preso in considerazione. Ci sono tutta una serie di aspetti che così, da un punto di vista ambientale, ecologico, diventa un peso molto importante per quanto riguarda il sistema territoriale e la salute pubblica. Poi c'è un aspetto di carattere pianificatorio. Siamo in una valle che ha una vocazione per quello che è stata finanziata. Il GAL ha ricevuto dei soldi per il tema del paesaggio, milioni di euro per valorizzare il paesaggio di questa valle, perché ha un'unicità. Abbiamo i balconi di Piero della Francesca che si affacciano sulla valle e che adesso si affacceranno all'impianto della Fileni con come diceva Tonino Guerra, con i grattacieli orizzontali. Dobbiamo essere coerenti da questo punto di vista. Ci saranno adesso i nuovi fondi per la politica di coesione, altri 8 milioni circa di euro che verranno distribuiti, che verranno presi in considerazione all'interno delle politiche di pianificazione della valle. Addirittura si potrebbe pensare in un'ottica avanguardista, nel senso che se fossimo un pochettino più smart da questo punto di vista, prendere in considerazione il fatto di acquisire quel territorio per bonificarlo e finalizzarlo a delle opportunità agroambientali
rimaniamo nell'ambito del recupero e del territorio del territorio agricolo, non è che vogliamo fare. Cosa si potrebbe intendere, professore, da questo punto di vista? Cioè, perché più volte il sindaco ha detto comunque quello è un territorio agricolo, quella è la vocazione, quindi animali ci stanno. Lei ora sta dicendo che invece si potrebbe cambiare un po', diciamo, anche questa finalità del territorio. Quando parla di agroambientale, che cosa ci faccia un esempio per aiutarci a capire? Semplicemente il fatto di utilizzare delle strutture che possano essere di fatto utilizzate per coltivazioni idroponiche. Siamo di fronte al tema della siccità, siamo di fronte al tema di un cambiamento epocale da un punto di vista delle caratteristiche agroambientali. Diciamo più flora che fauna, prof. Ma no, ma non è tanto flora e fauna, la flora e la fauna sono altre cose. Qui si parla di industria, di salute e di qualità ambientale. Quindi dobbiamo, da un punto di vista della pianificazione, dobbiamo essere lungimiranti, non possiamo pensarla come la pensavamo 50 anni fa, che se non si fa. Addirittura le grandi industrie come la Valfarma sviluppa delle attività di carattere ambientale con le erbe officinali, con tutto quello che la natura ti può dare da un punto di vista farmacologico. Ci abbiamo Aboca passato il passo di Via Maggio, cioè certo. Abbiamo tutta una serie di opportunità da un punto di vista ambientale. Abbiamo una valle che ha la possibilità di sviluppare un'economia legata alla qualità del territorio che va molto oltre a questo tipo di cose e di azioni che la distrugge, finalizzata solo al benessere del. Loro sono imprenditori, per amor di Dio, fanno il loro lavoro, ma noi viviamo la valle. E certo, certo. E questo è un altro paio di maniche. Poi c'è il tema del comitato, che è quello della partecipazione e della consapevolezza. Che secondo me è sempre una cosa ottima, perché occuparsi del proprio territorio, anche solo per accendere i riflettori su quello che è stato un percorso che forse non è stato condiviso come doveva essere. Che cosa dice? Abbiamo senza il forse. Forse, esatto. Forse. No, ma lo ha ammesso anche il sindaco, che effettivamente questo percorso di condivisione è mancato. Su invece su quelle che sono quelle che lui cerca anche di porre come dei correttivi che sono stati fatti, spiegare che non è un allevamento intensivo ma di altro tipo, mi pare convincano poco anche lei e anche coloro che si stanno attivando per cercare di evitare che venga realizzato lì l'allevamento, oppure ci potrebbe essere un allevamento, diciamo, più sostenibile anche per quel luogo? L'allevamento sostenibile è il pollaio dell'AIA del contadino, ecco, esatto. Siamo di fronte a degli impianti di allevamento convenzionali, intensivi, e il biologico, come ho detto al convegno di sabato, queste parole lasciamole un attimo proviamo a entrare nel merito di quello che vuol dire biologico, ecologico, sostenibile, perché non si possono utilizzare le parole solamente perché ci diamo una pitturata di verde e siamo tutti contenti. No, non va bene così, dobbiamo essere più intellettualmente più onesti nei confronti di chi poi deve subire le azioni che noi amministratori, noi in senso lato, ho avuto un ruolo anche da questo punto di vista, facciamo sul territorio. Abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo guardare al futuro, non al presente. E il futuro è il mantenimento delle vocazioni di questa valle, che è unica
unica in Italia, unica in Europa, per tutte le caratteristiche che ormai abbiamo scritto dagli anni 70, lo diceva Pietro Zangheri, l'abbiamo ribadito gli studiosi di tutto il mondo che sono venuti qui a capire la geologia, a capire le scienze naturali, a capire l'ecologia. E non possiamo prescindere da queste cose. Siamo in una situazione in cui, da un punto di vista economico vero, perché ecologia e economia hanno la stessa radice etimologica, quindi vogliono dire casa, vogliono dire gestione della propria casa, e nella propria casa io non ci metto 800.000 polli, ci metto la possibilità che la gente possa valorizzare e mantenere le funzioni del proprio territorio. Ricordiamo un'ultima cosa, che la nostra valle, con tutte le caratteristiche e le attività compatibili, pensi solo cosa vuol dire un'agricoltura compatibile, fornisce tutta quell'acqua che serve all'industria turistica e alla Romagna per potersi mantenere. Questo noi non dobbiamo dimenticare. Non dimentichiamolo, sono d'accordo, non professore. Non possiamo fare delle cose che siano in contrasto con quello che è la risorsa che sostiene un'economia che è una delle economie più importanti. Questo è un altro degli aspetti di cui la consapevolezza diventa poi responsabilità civile, perché è di questo che si parla. Quindi lei pensa che ad esempio questo aspetto delle acque, il sindaco ha detto no, non ci sarà questa possibilità, invece potrebbe essere un elemento... Va valutata nel suo complesso, non possiamo pensare facciamo un pozzo, tanto c'era prima e chi se ne frega. Abbiamo i cambiamenti climatici, dobbiamo fare delle modellizzazioni, perché ogni buco che si fa è un qualcosa che ci porta via la collettività, e la collettività siamo tutti noi, per cui non possiamo pretendere che qualcosa assolutamente estraneo a tutti noi, perché qualcosa di estraneo a tutti noi, possa minimamente diminuire la qualità la qualità dell'ambiente, innescare problemi di salute. Non parliamo dei temi della viabilità, perché sono temi importantissimi che devono essere valutati con estrema delicatezza, proprio anche in funzione alle prospettive e alle vere necessità di questo territorio, vere necessità di questo territorio. Quando dico vere necessità vuol dire di tutti noi, non di qualcuno. Certo.